ultimi colori, abiti, danze e canti, e l'anima fiera ed autentica del popolo gitano che si apre all'abbraccio con Papa Francesco. Ho avuto modo di conoscere i vostri problemi, le vostre inquietudini, le condizioni precarie dovute alla trascuratezza e alla mancanza di lavoro, rivela Bergoglio, che spiega come ciò sia in contrasto col diritto di ogni persona ad una vita dignitosa, secondo un ordine sociale basato sulla convivenza pacifica, in cui le diverse culture e tradizioni custodiscono i rispettivi valori in atteggiamento non di chiusura e contrapposizione, ma di dialogo ed integrazione. Vorrei che anche per il vostro popolo si desse inizio a una nuova storia, a una rinnovata storia, che si volti pagina. Non vogliamo più assistere a tragedie familiari in cui i bambini muoiono di freddo tra le fiamme, diventano oggetti in mano a persone depravate, i giovani e le donne coinvolti nel traffico di droga o di esseri umani. E Francesco affida al popolo gitano un compito specifico. Nelle città di oggi, in cui si respira tanto individualismo, impegnatevi a costruire periferie più umane, legami di fraternità e condivisione, da buoni cristiani, evitando tutto ciò che non è degno di questo nome, farsità, truffe, imbrogli. È arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti, reciproche diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia. Non date ai mezzi di comunicazione e all'opinione pubblica occasioni per parlare male di voi, raccomanda il Papa. Voi stessi siete i protagonisti del vostro presente e del vostro futuro. Poi mette l'accento sull'importanza dell'istruzione. I vostri figli hanno il diritto di andare a scuola, non impediteglielo. E alle istituzioni civili chiede di garantire adeguati percorsi formativi per i giovani, sostenendo le famiglie più disagiate, nel quadro di un processo di integrazione che faccia conoscere la storia e l'anima delle popolazioni gitane. La vostra cultura, i vostri valori, che siano conosciuti da tutti.